saliamo. Oh, come vi ho detto! No, Silvio! No, Silvio! Uno di voi! Ma buona così, va bene, va bene! Perché no, 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 no
Francesco Esposito, nuovo mister dell'asse di Gricignano Calcio. La prima partita con il Villalitardo è finita 3-2. Quali sono le indicazioni che lei prende da questa partita? Sono indicazioni ottime, abbiamo un ottimo gruppo messo a disposizione dalla società, quindi dobbiamo migliorare fisicamente. Siamo andati un po' in affanno, ma siamo all'inizio, però siamo sulla buona strada, quindi ottime indicazioni. Pensavo di peggio, ma in realtà siamo messi bene. Quindi un ringraziamento va anche all'allenatore che c'era prima, Mister Pellecci, che si vede che ha lavorato duro con i ragazzi. E si vede. Quest'oggi di domenica ha segnato due gol. Quanto è importante un giocatore come lui per la vostra squadra? Molto, molto. Sia lui che il capitano De Rosa, che adesso sta fuori per un piccolo infortunio, sono la parte terminante del nostro attacco, quindi se stanno male loro non segniamo, quindi è meglio che loro stanno bene, che ci fanno quanti più gol è possibile, perché la società punta in alto e anche io non mi fermerò mai. Ripeto, un lavoro svolto bene dalla società che mi ha messo a disposizione un'ottima rosa, tra cui Di Domenico, Esposito, De Rosa, il portiere di Rozza. Siamo un ottimo gruppo, dobbiamo migliorare in piccole cose, ma ci riusciremo. Mario Di Domenico, migliore in campo dell'asse di Gricignano Calcio. Allora, oggi una partita importante per te. Penso che stiamo incominciando bene, la dimostrazione l'abbiamo data in campo. Abbiamo vinto 3-2, sarà la prima nostra esperienza di partite come noi pensiamo di campionato. Speriamo di andare bene pure la prossima domenica, che noi ci aspettavamo un campionato eccezionale. Speriamo che con l'aiuto del mister, con l'aiuto della squadra e con la forza del capitano bisogna vincere questo campionato quest'anno. Vuoi fare una promessa ai tifosi? Quanti gol farai quest'anno? La promessa non la posso fare, però prometto che metterò il mio impegno in campo e farò del mio meglio. Arriverò, dico una bugia, 15 gol li prometto quest'anno. E in percentuale, la tua condizione fisica attuale com'è? Non sto ancora meglio, purtroppo non gioco da parecchio. L'allenamento che ha fatto il mister Pellecchia ci è servito a qualcosa, ci alleneremo ogni giorno, dare sempre il massimo in campo e spero che Gricignano è la nostra forza. Andiamo avanti per vincere il campionato.